Hanno sfondato la porta e una volta all'interno hanno arraffato quel poco che c'era nel registratore di cassa e si sono dati alla fuga. Ancora un furto in un punto vendita dell'antico forno Canu, il secondo nell'arco di nemmeno un mese. Uno si è consumato a Montevarchi, l'altro a San Giovanni Valdarno. Primo è successo la notte fra il primo, dopo Pasquetta, la notte di Pasquetta, fra il primo e il 2 di aprile, che sono entrati qui in questo negozio di Montevarchi e hanno buttato giù la porta a pedate. Quindi insomma ho visto con le telecamere, insomma, c'è stato del lavoro da parte di questa persona che sembrava solo andasse, insomma, alla cassa, e chiaramente di notte non c'è niente se non pochi spiccioli. Quindi guaio è il danno che la porta è stata, dovrà essere rifatta, insomma si sta rifacendo. E il secondo episodio, dopo 10 giorni, l'11 o il 12, non mi ricordo nemmeno, a Sant'Andrea, e lì insomma è stato un pochino più laborioso perché hanno spaccato completamente la porta, perché la porta aveva un'apertura dalla parte esterna a differenza della porta di Montevarchi, che si apriva internamente, una parte esterna con un piede di porco, un pezzo di ferro, non si vede bene dalle telecamere, lì invece erano due. Per l'appunto ho dei tipi di allarme io che andrò a sostituire, ovviamente dei sensori forti alle porte, perché insomma purtroppo negli ultimi anni ne sono successe diverse di cose nei punti vendita. No. Montevarchi è la terza o la quarta in 10 anni e poi in altri punti vendita più o meno ogni tanto ci hanno provato. In entrambi i casi è stata presentata denuncia ai carabinieri, che adesso stanno indagando sugli episodi. Misero il bottino, ingenti invece danni che i ladri si sono lasciati alle spalle, tra porte spaccate, forzate e registratori di cassa distrutti. Qui Valdarno è un posto abbastanza, insomma, più o meno tranquillo, quindi quando a ondate ci sono dei gruppetti che bisogna cercare in qualche modo di fermare o d'arginare, bisogna impegnarsi, e fin tanto non si riesce a farlo bisogna stare attenti.